Continua la corsa per arrivare al Vortex e cercare di vincere il premio finale di 100.000 euro. Adesso siete rimasti in 7. E allora teniamoci forte, perché sta per cominciare la sfida più calda della serata! Tutto è pronto per la sfida in volo di questa sera. In rosso, il pluricampione, una vera e propria star del pattinaggio francese, Anthony Avelin. In nero, più volte premiato in tutta Europa, uno dei volti del pattinaggio italiano, Davide Giannoni. Due cerchi pendono dal soffitto e sorreggono due ragazze vestite una di rosso e una di nero. I due pattinatori dovranno saltare sulla rampa e togliere uno dopo l'altro tutti gli abiti alla ragazza vestita del proprio colore. L'atleta che impiegherà meno tempo a spogliare la ragazza conquisterà la vittoria. Su chi sarà meglio puntare? Francia o Italia? Rosso o nero? Ed eccoli qua i due pattinatori volanti! Per il rosso, Anthony Avelin, Francia! E per il nero, Davide Giannoni, San Marino! Eccoli qua, due veri e propri giganti del pattinaggio! Benvenuto, benvenuto! Allora, Anthony, tu sei abituato a sfrecciare sui pattini, ma che sensazione hai quando ti metti le scarpe? Ma è una sensazione. La sensazione che quando metto le scarpe c'est que j'ai de suite envie de subito remettre mes rollers, mi viene voglia di rimettere parce i roller. Le roller c'est ma passion, perché si tratta della mia passione. C'est mon sport, è il mio sport. Et, c'est ma meilleure façon à e moi quindi de, è il mio miglior modo di esprimere la mia persona. Davide, noi insomma sappiamo che Davide viene da San Marino, vieni, quindi cercherò di farmi capire se straniero parlerò nella tua lingua. Allora, Davide, tu sei arrivato al terzo al Gladiator Contest. Ma questo che sport è? Non è uno sport, è semplicemente una gara a livello europeo dove si svolge su una rampa alta 4 metri. Vedi quando ci si capisce? Semplice. Quando uno sa le lingue. Siamo poliglotti. Difficilissima questa cosa. Abbastanza, ci vuole molto allenamento. Allora Anthony, ora si entra nel clima della vostra sfida. Spiegaci perché i nostri concorrenti dovrebbero puntare su di te, quindi sul rouge. Allora, quando je m'engage ma io quando mi impegno in una competizione non è mai per scherzare, ma sempre per vincere. Davide, adesso rispondi alla Francia! Che devo dire? Ricordati il 2006 cos'è successo, poi vediamo. Che è successo? Che è successo? Un messaggio in codice. Quello dicevi? Ma te siete San Marino, che te frega? Che te frega intanto? Vabbè, ha tifato Italia. Allora, campioni, andate a prepararvi. E mentre i nostri due campioni si concentrano, noi ragioniamo. Signori concorrenti, adesso siete rimasti in 7 e quindi dovrete essere, diciamo così, ancora più attenti e anche più rapidi nella scelta fra il rosso e il nero. Avrete 4 opzioni per un colore e 3 per l'altro. E con questa prova vi giocate moltissimo, perché si può saltare in avanti di 4 punti. Quale sarà il colore vincente della prossima gara? Il rosso o il nero? Tra poco a Red or Black. Tutto è pronto per la sfida in volo di questa sera. I due pattinatori dovranno saltare sulla rampa e togliere uno dopo l'altro tutti gli abiti alla ragazza vestita del proprio colore. Su chi sarà meglio puntare? Francia o Italia? Rosso o nero? I due atleti cercheranno di compiere la loro impresa nel tempo minore possibile. Comincia il rosso, ovvero Anthony, al via. 3, 2, 1, via!
Ed ecco, comincia ad alleggerire la sua modella. Ha tolto il cappello. Ora ha tolto la cravatta. Manica destra. Manica sinistra. Adesso è andata via la cinta. Manca il pantalone destro. E ora il pantalone sinistro. Stop! 32 secondi per Anthony. Bravo. Adesso tocca al nero. Sei pronto, Davide? 3, 2, 1, vai Davide! Anche Davide è partito come un razzo, deve impiegare meno di 32 secondi per vincere. Ha tolto anche la cravatta, adesso dovrà strappare la manica destra. No! Gli è scappata, purtroppo ci riprova. Ci riprova, ha preso la camicia. Ne mancano tre, una parte di pantalone, ha quasi fatto una sospensione, attenzione, è scivolato, l'altro pezzo di pantalone, manca soltanto la manica sinistra, anche la destra, l'ultima, ecco, ha finito anche lui. 43 secondi per te, Davide. E quindi ha vinto il rosso. Applausi per Anthony e per Davide. E beh, giustamente festeggiano a modo loro i nostri due campioni. Ecco qua, una bella giravolta. Mi è venuto il mal di mare. Bravo, congratulazioni. Merci. Bravo. Grazie. È stata una presa mancata. Esatto. Eh? C'è quella che ci ha fregato. Mannaggia. Purtroppo non è colpa sua, però, ragazzi, ve lo dico per chi ha votato. Insomma, non è colpa sua, c'aveva la fidanzata in sala ed era attenta. Se lui andava lì e toccava troppo la ragazza, veniva la fidanzata e gli spaccava le gambe. Quindi, non... è vero? Verissimo. Vogliamo fare i complimenti anche alle nostre ragazze per l'eleganza, no? Guardate che bella eleganza. Senti, ma posso portarmela a casa, me la appendo? Se loro sono d'accordo. Ma non è d'accordo mia moglie. Ah, ecco. Dovrei spendere lei e appendere loro. Mi sembra complicata come vicenda. Allora, salutiamo questi grandi campioni. Sì. Grazie Anthony. Bravo, complimenti. Complimenti. E grazie a Davide. Ciao. Tanti complimenti.